to you. Bella a tutti ragazzi, qui è Giovedere Nessante, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui tornati con un nuovo video con l'album dei Calciatori Panini. L'ultima volta che avete visto l'album era a metà, diciamo, del completamento. Adesso invece siamo quasi alla fine, l'ho quasi completato, mi manca veramente poco e spero di concluderlo nel giro di 1-2 settimane. Sarà difficile, però voglio provarci. E mi raccomando signori, cosa importantissima, raggiungiamo i 3000 mi piace per avere magari un prossimo video più avanti con appunto tutto quanto l'album completato. Detto questo, partiamo subito, lo chiudiamo e andiamo fin dall'inizio, dove ci sono le figurine iniziali. Sono riuscito a trovare quella della Serie A, della Supercoppa e della Coppa Italia. Mi manca solo la numero 2, quella della Serie B. Spero di trovarla assolutamente presto. Poi, dell'Atalanta mi mancano ben 3 giocatori: Caldara, Gomez e Paroschi. E chi mi segue bene sa benissimo che Gomez è uno dei miei giocatori preferiti, infatti speravo di trovarlo subito, invece è uno dei pochi, diciamo, che mi manca dell'Atalanta. Nella seconda pagina invece mi manca sia lo stemma dell'Atalanta sia la generazione Z con i due giovani. Gasperini invece ce l'ho, così come la squadra, la divisa e la figurina speciale scuola Atalanta. Del Bologna invece mi mancano 4 giocatori, ovvero Helander, Da Costa, Blerin Zemaili e Floccari. Anche Zemaili è un giocatore che mi piace, ci sono veramente rimasto affezionato da quando ha giocato nel Napoli, speriamo di trovarlo presto. Invece qui, stranamente, mi manca praticamente quasi tutto tranne la divisa e la squadra. Invece le altre figurine devo ancora trovarle: generazione Z, mister, figurina speciale e stemma. Nel Cagliari qua invece abbiamo anche 4 giocatori, anche qui: Rafael, Sau, Borriello e Melchiorri. Più o meno diciamo che mi mancano circa 3-4 giocatori a squadra di media, tranne per la Juve mi sembra che sono messa abbastanza male. Comunque poi dopo ci arriveremo. Nella seconda pagina del Cagliari abbiamo invece la generazione Z, la figurina speciale Bruno Alves e Maurizio Isla, lo stemma e la squadra. Mi manca la divisa e l'allenatore. Nel Chievo invece, guardate un po' qua, mi manca Castro. Sono ragazzi alla ricerca di Castro. Se qualcuno l'ha visto per strada, non lo so, fategli una foto e mandatemela, perché a me mi serve Castro. Non riesco a trovarlo, sto trovando ancora tutto quanto il Chievo doppione, però non riesco a trovare Castro. È una maledizione questo Castro. E nel Chievo qui invece di là mi manca solo la divisa, quindi divisa e Castro per finire tutto quanto il Chievo. È la squadra in cui sono messo meglio. Nel Crotone invece abbiamo 5 giocatori mancanti, ovvero Trotta, Falcinelli, Crisiteg, Salzano e Martella. Per il resto invece siamo messi abbastanza bene. Nella seconda pagina abbiamo la squadra che ci manca, la divisa e anche la, diciamo, il primo urra. 30 ottobre 2016 allo Shida si fa la storia con il primo successo in Serie A della matricola calabrese. Mi manca quella figurina. Nell'Empoli invece mi manca Teglio e Pasqual. Per il resto siamo messi bene, i top player li abbiamo, diciamo Saponara, Maccarone, Gilardino, quindi siamo messi anche qua abbastanza bene. Nella seconda pagina invece abbiamo lo stemma, la figurina speciale del bomber con Maccarone e Gilardino, la generazione Z e la divisa. Mi manca la squadra e il mister. Della Fiorentina invece mi manca Gonzalo Rodriguez, Cristoforo e Mauro Zárate, quindi 3 giocatori anche qui. Nella seconda parte invece mi manca la figurina speciale cantera viola, lo stemma della Fiorentina e basta, il resto li abbiamo. Passiamo al Genoa, mi manca Laxalt e Gentiletti, anche qui siamo messi molto bene, i giocatori più forti e quelli che volevo trovare di più li ho trovati, come Pandev, Simeone, Pavoletti, Perin, Rincon, anche se adesso non c'è più, però più o meno siamo messi bene, mi manca solo Laxalt che mi piace e Gentiletti, speriamo di trovarli presto. Nella seconda parte invece abbiamo mancante la squadra e la generazione Z. Nell'Inter invece abbiamo Carrizo e Banega. Tutti quanti gli altri, diciamo, più forti li abbiamo: Icardi, Candreva, João Mario, Palacio, Jovetic, Perisic, Brozovic, Handanovic. Quindi diciamo che i principali li abbiamo trovati, mi mancano questi due. Nella seconda parte invece sono alla ricerca della generazione Z. Mi manca solo quella per finire appunto tutta la seconda parte dell'Inter. Andiamo nella Juventus, la squadra in cui sono messo peggio,
perché non riesco a trovare questi giocatori. Ho tantissimi doppioni, mi esce sempre Neto, ho Buffon doppione, li ho tutti questi che vedete qui, li ho doppioni, almeno una volta. Tranne, se non sbaglio, Bonucci. Per il resto, invece, niente. Marchisio, Linksteiner, Hernanes, Lemina, Rugani, Quadrado, Chiellini, niente da fare. E nella seconda pagina, invece, ci manca la divisa, la figurina speciale con Gonzalo Higuaín e Paolo Dybala e lo stemma della Juventus. Andando avanti con la Lazio, abbiamo De Vrij, Biglia e Lulic. Questi tre giocatori che mi mancano. Siamo riusciti a trovare Ciro Immobile, Keita, Felipe Anderson, che sono i giocatori che mi piacciono di più, e mi mancano, diciamo, questi tre. Nella seconda parte invece abbiamo la generazione Z, la divisa e il mister Simone Inzaghi e anche lo stemma, quindi mi manca solo la squadra e l'oro di Felipe. Andando avanti abbiamo il Milan, anche qui non siamo messi abbastanza bene perché ci manca Abate, Onda, Bertolacci, Locatelli, Niang e Calabria. Siamo riusciti a trovare 52 volte Donnarumma, anche la Padula mi è uscito spesso, però il resto ancora niente. Nella seconda parte abbiamo la divisa, la squadra e la generazione Z con Pasalic e Komplizarri. Mi manca la carta dedicata a Gianluigi Donnarumma, se non sbaglio, e lo stemma e il mister, ovviamente. Andando avanti abbiamo il Napoli che avete visto all'inizio, mi manca Manolo Gabbiadini e Sepe. Spero di trovarli presto assolutamente, anche se comunque quelli che volevo trovare li ho trovati: Callejon, Mertens, Insigne, Amsic, Milik, quindi diciamo Zielinski, diciamo che ce li abbiamo. Mi mancano solo questi due. Gabbiadini, sono rimasto veramente tanto affezionato a lui, spero di trovarlo prima che vada via. Poi abbiamo nella seconda parte sia lo stemma, sia Maurizio Sarri, sia la difesa e sia i due giovani, Marco Rock e Roberto Insigne. Mi manca la figurina dedicata a Marek Hamsik e la squadra completa del Napoli. Andiamo adesso al Palermo. Mi mancano Rajkovic, Morganella e Dembalo. Questi tre, tutti e tre in fila, mi mancano. Questa pagina invece siamo riusciti a completarla, mi mancano quei tre. E nella seconda parte invece abbiamo tutto praticamente, tranne la figurina dedicata ai quattro giocatori: Posavec, Andelkovic, Čočev e Nestorovski. La prossima squadra è il Pescara. Nel Pescara mi mancano tre giocatori: Benali, Bruno e Manai. Chi segue la mia carriera da allenatore sa benissimo che Benali e Manai sono due giocatori fondamentali, e anche Bruno, il centrocampista Bruno, ha giocato qualche partita con noi. Andando avanti nella seconda parte invece abbiamo lo stemma e i due giocatori, diciamo, della primavera. Invece ci mancano le figurine della squadra, dell'allenatore, della divisa e anche la figurina speciale dedicata a Cristante Verri e Caprari. Giovani talenti crescono. Nella Roma invece siamo messi così e così, perché ci manca Emerson, Salah, Eshraoui, Dzeko, Gerson, Bruno Perez e Alisson. Anche se più o meno sono riuscito a trovare i giocatori che mi interessava di più trovare, ovvero Francesco Totti, Nainggolan e Florenzi, però abbiamo dei giocatori forti che ci mancano, come questi, come questo tridente qui, Dzeko, Salah e Shaarawy, che spero assolutamente di trovare presto. Nella seconda parte della Roma abbiamo la figurina speciale dedicata a Totti, De Rossi e Florenzi. Ci manca la generazione Z e la divisa, e nella seconda parte invece siamo messi bene perché abbiamo tutte e tre le figurine. La prossima squadra è la Samp. Qui abbiamo quattro giocatori mancanti, che sono Salah, Praet, Budimir e Alvarez. Siamo riusciti a trovare Muriel, Quagliarella, anche Schick, che è un giocatore che mi piace molto, del 96 se non sbaglio, esatto, sì, del 96, quindi più o meno sono soddisfatto, anche se ovviamente spero di trovare tutti gli altri. Nella seconda parte invece siamo messi bene perché ci manca solo lo stemma della Sampdoria, tutto il resto invece ce l'abbiamo. La prossima squadra è il Sassuolo. Nel Sassuolo ci mancano ben quattro giocatori: Magnanelli, Terranova, Gazzola e Cannavaro. Per il resto invece siamo messi bene, siamo riusciti a trovare Berardi, De Frel, Matri, anche Missiroli, Peluso, Politano, Antonino Ragusa, quindi più o meno siamo messi bene, mi mancano quei quattro giocatori lì. E nella seconda parte invece siamo messi molto male perché abbiamo solo la divisa e solo i due giocatori della primavera. La prossima squadra è il Torino. Abbiamo mancante Moretti, Castan e Belotti. Il gallo Belotti, ragazzi, che non riesco a trovare
Veramente, io è già da un po' che apro le figurine sperando di trovare o Gomez dell'Atalanta o Belotti del Torino, però non vuole arrivare. E nella seconda parte invece abbiamo tutto completo tranne la generazione Z che mi manca. L'ultima squadra della Serie A è l'Udinese, mi mancano 4 giocatori: Widmer, De Paul, Zapata e Perica. Spero assolutamente di trovarli presto, soprattutto Zapata, un giocatore che mi piace tanto, il Mammone Zapata, un soprannome appunto dato quando stava nel Napoli. E nella seconda parte invece abbiamo ben 4 figurine, ovvero la generazione Z, la figurina speciale con i 4 giocatori, l'allenatore e lo stemma. Ci manca la squadra e la divisa. Siamo riusciti a completare anche la pagina della Gazzetta dello Sport, le 4, anzi le 5 pagine ce l'abbiamo: quella di Buffon, quella di Maldini, quella di Zanetti, di Totti e di Higuain. Per quanto riguarda invece le fan art, se vogliamo chiamarle così, le abbiamo tutte tranne 2, la 575 e la 576. Sono veramente molto belle, mi piacciono molto, soprattutto quella di Cardi, molto divertente con il telefono. Belotti l'ho trovata 50 volte questa qui, non vuole uscire in versione normale il gallo. Anche Buffon, Koulibaly e il resto comunque potete vederli voi. Passiamo adesso alla Serie B. Nella Serie B siamo messi molto bene, ragazzi, perché abbiamo finito, se non sbaglio, 4 squadre o 3 squadre, non mi ricordo. La prima è l'Ascoli, completamente finita. Nell'Avellino mi manca solo la squadra, così come anche nel Bari. Sia nell'Avellino sia nel Bari mi manca solo le squadre, le rispettive squadre, che spero più o meno di trovare presto. Siamo riusciti a finire il Benevento, invece del Brescia mi manca solo lo scudetto, lo stemma. Nel Carpi invece sia lo stemma, che ovviamente è la stessa carta perché c'è 612B e 612A, quindi è la stessa carta, e anche i 3 giocatori: Colombi, Belek e Letizia. Nel Cesena mi mancano anche qui i primi 3 giocatori della squadra e lo stemma. Andando avanti invece abbiamo il Cittadella con i 3 giocatori questa volta a destra, più la squadra e lo stemma. Del Frosinone manca solo lo stemma, mi mancano praticamente tutti gli stemmi che sono introvabili. Anche per trovare quello del Benevento ci ho messo tantissimo tempo. Dell'Hellas Verona abbiamo mancante sia la squadra, ovviamente lo stemma. Del Latina abbiamo i 3 giocatori: Brosco, Garcia e Della Fiore, e ovviamente lo stemma. Del Novara siamo messi abbastanza male perché mi mancano 2 giocatori, anzi 2 figurine rappresentanti in totale 6 giocatori e lo stemma. E qui nel Perugia gli ultimi 3 giocatori finali. Nel Pisa abbiamo mancante la squadra più i 3 giocatori, tra cui Del Fabbro, Sanseverino e Golobovic, se si pronunci così. Della Provercelli invece ci manca solo la squadra. Siamo riusciti a finire invece sia la Salernitana e sia la SPAL. Guardate qui, entrambe le pagine finite. Eccole qua, Salernitana e SPAL. E se non sbaglio sono 4 adesso le squadre finite, perché sono Ascoli, Benevento, Salernitana e SPAL, quindi siamo a 4. Andando avanti abbiamo solo 3 giocatori mancanti della Spezia, quei 3 che sono Vignali, Signorelli e Datkovcic, che se si pronunci così. La Ternana invece siamo riusciti a finirle, quindi siamo a 5 squadre complete, 6 anzi squadre complete, perché anche il Trapani l'abbiamo finito. Nel Vicenza invece mi mancano 2 figurine, che sono appunto tutti quei 6 giocatori lì che vedete, e lo stemma ovviamente. E l'ultima squadra è la Virtus, dove mi manca ovviamente lo stemma e 3 giocatori, tra cui Cutolo, Agnello Cutolo, uno dei miei giocatori preferiti della Virtus Entella, Beretta e Caputo. E quindi, signori, l'album finisce qui. Io spero, ragazzi, che questo video vi sia piaciuto. Cerchiamo, come ho detto all'inizio, di raggiungere i 3000 mi piace, se volete magari il prima possibile un altro video in cui vi faccio vedere l'album. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete trovato il gallo Belotti, perché io sono veramente alla ricerca di questo giocatore. Noi ci vediamo quindi con un prossimo video. Bella.